con le vittorie di Roberto Colciago e della Civic della AGS in gara 1 e la risposta di Alberto Viberti della Leone di VRC in gara 2, il campionato italiano turismo ha vissuto al Mugello un quarto round ancora una volta di grande spettacolo in pista. Al sabato il pilota di marca Honda ha espresso lo spunto migliore al via sul giovane rivale autore della pole, riuscendo così a guadagnare subito il comando e poi conservarlo fino alla bandiera a scacchi. In gara 2 la storia sembra ripetersi, ma al penultimo giro Colciago alza bandiera bianca e rientra ai box per un problema al motore. Viberti conquista così la sua seconda vittoria stagionale e innesca la rincorsa alla leadership tricolore. Beh, sai, la partenza è andata male a loro e quindi ho preso un po' di distacco, però io ne ero a conoscenza che la mia macchina andava molto bene e si trattava solo di non fare errori, che è molto difficile su questa pista con queste temperature, perché anche le frenate diventano un po' al limite. Lasciando stare la partenza, che lui comunque è sfilato di nuovo molto bene, io personalmente devo migliorare in quello. Siamo riusciti a stare dietro tutta la gara, tira e molla, quindi è la prima volte che vediamo per tutta la gara la macchina di Colciago, quindi sono soddisfatto, lui comunque è sempre un gran riferimento e devo dire ancora un sentito grazie alla BRC Racing Team, che come tutte le gare dall'anima, durante ogni pausa facciamo sempre un gran lavoro e sono orgoglioso di correre con loro. Grandi protagonisti nel weekend toscano anche Enrico Bettera, che si conferma ancora una volta nel gruppo di testa conquistando il terzo posto di gara 1, Romy Dall'Antona, secondo assoluto sulla Leone della BF divisa con Piccin, quinto di gara 1 ed infine lo scozzese Finlay Crocker, che è terzo di gara 2 sulla Honda Civic TCR della VFR Racing, con la quale ha siglato il suo debutto tricolore. In TCS invece Alberto Bassi domina in gara, precedendo le altre due Leon Cupra Station Wagon affidate a Peter Winnie e Sandro Pelatti. Sì, sta funzionando, abbiamo più o meno anche le stesse prestazioni, quindi ce la giochiamo. Purtroppo siamo un po' ancora distanti con il DSG, noi siamo un po' penalizzati. Certo che poi qui al Mugello siamo venuti senza fare test, senza gomme, il venerdì abbiamo provato solo con gomme usate. Però quando abbiamo fatto i giri ufficiali, ne ho fatti due, ho uscito subito un bel tempo e quindi speravo, ho detto qua mi gioco il podio. È dura perché c'erano tre Honda, non ci speravo, però poi ho visto che Bettera ha avuto un problema e poi un po' di fortuna anche col Ciago, e quindi è venuto fuori come sperato il grande secondo posto. Io ci provo ancora e ci sto prendendo gusto. In occasione della tappa al Mugello, dove si è avuta la presenza record di 18 vetture e 20 piloti al via, si sono registrate diverse new entry sia per il TCR che per il TCS. Emanuele Alborghetti, anche se sfortunato protagonista in gara, dopo l'uscita al sabato ed il ritiro per i postumi fisici in gara 2, ha siglato un ottimo debutto stagionale sulla Honda Civic TCR in versione 2016. Per il pilota della MM Motorsport, che in qualifica ha siglato il quinto miglior tempo nel secondo turno, si tratta di uno step evolutivo radicale rispetto alla versione 2015 ed un concetto di vettura che per il pilota è molto più impegnativo di quanto necessario su una Leon. Ma sono due vetture completamente diverse, nel senso la Seat è un'autovettura che per chi deve iniziare, possiamo dire, questo sport, per poter praticamente per farsi le ossa, la Seat è un'autovettura che va benissimo, è bellissima. La Honda è un'autovettura che già è programmata per, è costruita per essere una macchina da corsa, ecco, non deriva da una macchina di serie. Cioè, anche se la scocca, diciamo che è sempre di una macchina di serie, però è costruita dalla Jazz ed è una macchina da corsa, ecco, diciamo così. Per Alborghetti, profondo conoscitore della categoria turismo, dove nel 2003 conquistò il titolo tricolore di classe N6 con la Volkswagen Polo 1004, le vetture hanno espresso nel tempo una evoluzione tecnica straordinaria. Beh, come sappiamo nel 2000 c'era un certo tipo di autovetture, non c'era tutta questa elettronica, era una situazione che tu andavi a correre e praticamente ti ritrovavi con le altre persone, però erano macchine stradali. Queste qua sono già macchine molto ma molto più impegnative, ci vogliono elettroniche, ci vogliono telemetristiche, aiutano i piloti, hanno fatto un passo veramente... Cioè, hanno sviluppato con l'elettronica, si sta sviluppando delle cose positive, ecco, diciamo così.
All'esordio stagionale sulla Ibiza Cupra 1008 appena sfornata dalla VP Racing, Davide Pigozzi è convinto dello straordinario valore propedeutico di una vettura di classe TCS, soprattutto perché se si vuole puntare alle categorie di vertice è sempre preferibile investire prima un budget contenuto per avere la possibilità di imparare. Ma sicuramente tanto, perché io corso con i Formula GT, Turismo, TCR, per cui sono macchine che, essendo molto più performanti, l'errore forse si paga un attimino di meno. Questo è un piccolo errore, avendo poca potenza si paga molto di più, per cui è veramente una categoria propedeutica che consiglio a tutti coloro che si vogliono cimentare nel turismo, perché è una macchina che costa anche relativamente poco, come ho già detto prima, per cui sicuramente affina le abilità di guida, assolutamente sì. Prossimo appuntamento con il campionato italiano turismo nel weekend del 4 settembre all'autodromo Vallelunga Piero Taruffi per il quinto round stagionale.